Vabbè, dai. Cazzate a parte. Vedremo. Cazzate a parte. Facciamo cazzate a parte. Aspetta, che cazzo sto di cazzate a parte su cazzate a parte su cazzate a parte su cazzate a parte. Vabbè, va. Ciao a tutti. Qui vi sono 797 e finalmente siamo con Half-Life. Passiamo un attimo in volumi, perché sennò altrimenti si sente troppo. Vabbè. Comunque, lunedì scorso ci eravamo lasciati dopo aver iniziato il gioco e aver dovuto fare tutto lo stradone. Tutto lo stradone. Allora, abbiamo fatto tutto lo stradone con l'Overcraft e tutto, ma... Vabbè. Ah, Vincent, è questo il cellulare. Ok. Ok, volevo un attimo controllare se fosse tutto regolare, tutto a posto, vabbè. Anche se per il momento... E intanto quasi sto diventando pelato, va bene. Sto diventando tipo quello di Breaking Bad. Ma sti cazzi. Vabbè, non perdiamo altro tempo. E continuiamo Half-Life 2. Continuiamo Half-Life 2. Allora. Ok. Aspettate un secondo che mettiamo. Catturiamo Half-Life 2. E yeppa. Bene. Eravamo praticamente rimasti in questo certo punto. Acque pericolose. Ok. Con il nostro arsenale, con il nostro caro Freeman che deve scappare da un branco di pazzi, da un branco di combine, di sottospecie di SAS. Con... vabbè. Oh. Allora, un attimo che devo abbassare un pochettino l'audio del desktop, perché non vorrei che si sentisse troppo. E non voglio che io si senta troppo. E soprattutto te, Mick, devi riuscire a catturare la mia cazzo di voce per tutto il resto della live. E così farai fino alla fine dei miei giorni. Va bene. Bravo, Mick. Non facciamo la solita stronzata. Non facciamo come in Danganronpa, per favore, che hai fatto un casino. Va bene. Ed eravamo arrivati che abbiamo iniziato il gioco. Abbiamo visto anche un pochettino i carissimi, bellissimi doppiaggi. E ora dobbiamo solo capire dove cazzo siamo. O perlomeno cosa dobbiamo fare. Grazie per... Aspetta un secondo perché lo sento il doppio. Io lo sento al doppio proprio. Ok. Forse così dovrei riuscire a sentire bene e nessun problema, cazzo. Spero. E... upsi. Ah, tu saremo ancora in fuga da Alcatraz. Se qualcuno di voi conosce la citazione della fuga da Alcatraz. Ah! Ora mi fate più paura. Vieni qui. Aia. Allora, qua. Adesso tu te ne vai, te devi andare a fanculo. Perché mo hai rotto la minchia. Vuoi esplodere? Oh shit. Meno male che qua c'era della bella robetta che posso utilizzare. Oh, esplodi. Vuoi esplodere, dannazione? Proprio avviso, saluto e basta. No, abbiamo capito. Se però Maremma Miusco succede questo, allora devo liberarmi di quel cazzo d'elicottero. Il problema è che qua non abbiamo il cazzo di lanciarazzi, al massimo ci abbiamo sto mitraglione.
Però il problema è che se quella elicottero di meno non mi lascia fare il mio lavoro, io potrei incazzarmi come una biscia. So, se però se poi gentilmente non mi... togliti dai coglioni. Speriamoci. Sbrigati prima che arriva. Dai, dai, dai. Ma porco. No, 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 no. Questa è guerra, pezzo di merda. Questa è guerra. Questa dalla mia parte si chiama proprio guerra. Va bene. Ti faccio saltare in aria, sai che me ne frega. Anche se non so se riuscirò a farlo saltare per aria. Ora ti farò saltare il culo e voleremo in aria. Ora ti farò saltare il culo. Vieni qui. Pezzo de merda. Figlio di una gran vacca bastarda. Aia. Bene, 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 bene. Spicciati, spicciati intanto. Sbrigati. Dannazione. Ma devo distruggerlo per... devo ucciderlo per forza? Mi... quello che mi stai dicendo, gioco? Devo, devo distruggere per forza quel maledetto figlio di puttana? Per andare avanti? Ti prego. Perché io non ho... io non ho chissà che poterlo farlo saltare. Quel maledetto elicottero di merda. Oh. Rompi. C'è qualcosa in questa navetta? Anzi, in questa... più o meno, non so, una riproduzione miniatura di, della Costa Concordia. Scendi, schettino, salga a bordo, cazzo. Oh, però almeno un po' di vita me la piglio. Salgo. E va bene, l'hai voluto tu, pezzo di merda. Pezzo di merda. Salvo. Adesso hai rotto i coglioni. Sai che me ne frega. Sto giro devo fare proprio il bastardo senza pietà. Dai giù, pezzo de... no, 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 no. No, no. Non credo proprio. Sloggia. Sta iniziando un pochettino a farmi perdere la pazienza. Mamma mia. Allora, non è per cattiveria, ma hai rotto i coglioni. Ma tu le pigli, ma proprio tu le pigli male. Oh. Sì. Vendetta. Yeah. Che te ne pare ora, figlio di puttana? Così impari a, a rompermi i coglioni. Fottuto elicottero. E ringrazia che non ci vuoi lanciarazzi. Se no ti avrei proprio fatto saltare. Ti avrei proprio fatto saltare il culo. Ora ti farò saltare il culo e voleremo in aria. Peglia. Ora possiamo andare in tutta tranquillità, Gordon. Che poi... Io mi immagino fare un... fare Rambo con Gordon Freeman.
anche se poi vabbè, Sylvester Stallone non è che sia che sia un pessimo attore, però se ne cava. Però vabbè. Però ci mette del suo. Vabbè che poi ormai i film d'oggi sono tutti una merda. Vabbè che i film d'oggi sono tutti una merda, visto che tutto il trashume, tutto il pattume oramai lo si può anche vedere con i propri occhi. Allora, vediamo ora. Vola. Bene. Avrei preferito non perdere un po' di vita, ma meno importante che questi stronzi sono in Erasmus con i lombrichi insieme a tutto il resto dei bimbi minchia che ha ucciso. Dove siete? Salve! Mance? Mance? Datemi tutto! Datemi tutto, cazzo, datemi tutto. Tutto mio, tutto mio! Vai! Vabbè. Salviamo. Bene, ora dove devo andare? Devo andare dall'altra parte della diga. Dacci pure la diga. Allora. Ok, credo di dover. Non devo per caso. Aspetta, forse ce la posso fare, forse. Iui! Aia! Ok, questa è stata una pessima idea. Se questa è stata letteralmente una pessima idea. Vabbè. Shower. Allora, riproviamo. Visto che questo coso mi serve. Il problema è uno. In che modo potrei utilizzare. Aspetta, non è che perché. Aspetta. Ah, ok. Sono un cazzo di genio. Aspetta, ma quello è G-Man? Quello era G-Man? Mi è sembrato aver visto. Maremma minusca. Mi è sembrato aver visto G-Man. Guarda che questo coso mi servirebbe ancora, eh. No, andiamo, è bloccato? Seriously? Non c'è un'altra soluzione. Devo trovare un'altra soluzione per caso? Oppure qui c'è qualcosa che potrebbe aiutarmi? Suppongo che dovrebbe essere così. Non ne sono certo. Forse potrebbe esserci la causa del guasto. Oppure non lo so. Qualcosa. Aia. Sono graffiato il cazzo di naso. Bene. Fantastico. Dannazione. Allora. Dove cazzo. Devo andare? C'è nessuno qui? Aspetta, non mi dire che ho fatto una cazzata a tornare indietro.
Come dire che ho fatto una cazzata a tornare indietro? Dimmi che non ho fatto la cazzata e io sono un coglione e non ci posso più tornare. Oh, ma non è che... Oh, non mi morire, Freeman. Allora. Ok, credo di aver capito cosa bisogna. Credo di aver capito cosa bisogna fare. Però adesso devo. Ale! Salto della fede proprio. In effetti. Avrei dovuto intuirlo anche da solo, però io sono un coglione. Ok, devo prendere la rincorsa. Bene. Ora, calcoliamo bene, prendiamo bene la mira e... Jenkins! Ok, ho fatto una specie di salto mortale. Ho fatto una specie di salto mortale, porca troia. La Black Mesa Est. Non mi dire che stiamo tornando alla sede della Black Mesa per caso. Ok, vediamo un po' cosa da offrirci questo bel posticino. Abbiamo qualcosa. Oh, wow. Ehi, è umano. Sì, sono umano. Ehi, può rilassarsi, è al sicuro qui. Oh. Ci deve perdonare la scansione, ma non possiamo correre rischi. Va bene. Freeman? Gordon Freeman, è lei. È riuscito ad arrivare così velocemente. Beh, Eliza era sorpreso e sicuramente sollevato. Io sono la dottoressa Judith Mossman. Avevo sentito parlare di lei prima dell'incidente a Black Mesa. Ah, Black Mesa. La invidio davvero per aver lavorato con Eli e Kleiner al culmine della loro carriera. Ah, ecco fatto. Può entrare ora. Va bene, che poi se non sbaglio Kleiner era tipo all'inizio, quando prima del casino. Ah, sicuramente. Magari, visto che io sono Gordon Freeman, posso sempre, non so. Abbiamo sicuramente bisogno di aiuto qui. Sì. Abbiamo compiuto molti progressi, ma sarebbe meglio avere più persone con la sua preparazione. Guarda, sarei anche ben preparato per Dobbiamo ben trovare una altro. tecnologia locale affidabile per il teletrasporto, qualcosa che i Combine ancora non conoscono. Eli ritiene che i loro portali siano basati su stringhe, come il nostro Calabi-Yau, ma che abbiano sbagliato le equazioni di energia oscura. Possono arrivare qui dal loro universo, ma una volta qui dipendono dai mezzi di trasporto locali. Se sapessero i nostri piani. Sarebbe un disastro. Va bene. Ah, ma sentimi, parlo proprio come uno scienziato. Sono così eccitata di poter finalmente lavorare con lei. Oh, sarò sicuramente felice di poter lavorare anche Ero con lei, rimasta. signorina. Ah, il dottor Kleiner ha compresso il Relay Xen oltre ogni sua aspettativa. Abbiamo scoperto come usare lo Xen come asse implicito, come una catapulta dimensionale, così possiamo aggirare il mondo di confine senza attraversarlo e tornare nello spazio locale. Ah, ecco Eli. Oh. Eli? Eli, guarda chi è arrivato. Gordon Freeman? Fatti guardare un po', ragazzo mio. Mio Dio, non sei cambiato di una virgola. Come ti va? Tutto bene, ho fatto un L'ultima casino. volta che ti ho visto ti avevo mandato in cerca di aiuto dopo la cascata di risonanza.
Non credevo ti ci volesse così tanto per tornare. Ma va. Comunque, benvenuto al laboratorio. Non è a Black Mesa, ma va bene lo stesso. Sarà proprio come a Black Mesa, con Gordon qui ad aiutarci. Hai ragione. Basta, so che non succede lo stesso casino di Black Mesa. Sono rari a trovarsi. Ti tireremo fuori da quella tuta e ti infileremo di nuovo il camice, come ti si addice. Ok. Ma no, dai, adoro questa tuta. È stato un vero onore. Non vedo l'ora di lavorare con lei. Va bene. Guardati in giro. Ok. Questa è la famiglia tua. Ok. Vecchi computer con monitor a tubo catonico. Questo cos'è? Se non sbaglio è qui dove è possibile usare. La terra si arrende. Ora è lui che amministra tutto questo sporco gioco. Ha messo fine alla guerra delle sette ore trattando la resa della terra. È stato ricompensato con il potere. Cioè, veramente, dobbiamo per forza fare arrenderci a certa gente. Ma vaffanculo. Io ho ucciso il bimbo minchia. Il bimbo minchia alieno nel Black Mesa. Quando è che posso cominciare? Oh, ecco. Gordon, i Vortigaunt avevano detto che eri qui. Come hai fatto ad arrivare così presto a piedi? Motoscafo? Beh, se l'è meritato. Direi che hai dimostrato di sapertela cavare là fuori. Non esiste cosa che Gordon non sappia gestire. A parte forse te. Papà, ti prego. Oh, guarda, ho ammazzato un bimbo minchia alieno. Ho fatto a pezzi un elicottero. Anzi, due elicotteri. Ho fatto una mezza strage per venire qui e... vabbè. Cioè... più che uno scienziato dovresti lavorare nella milizia, Gordon. Ok. Ma aspetta, ma non è lo stesso cristallo che ha fatto il casino? Se lo premo? Alex, pensavo fossi di guardia. Grazie per aver potuto raggiungere Gordon. Comunque dovrei stare qui a lavorare al portale. La potenza dei tiristori dei combine è stata sottovalutata. Mi stai accusando? No, affatto. Era un errore di calcolo, non un problema meccanico. Allora è meglio se lasci fare me i calcoli la prossima volta, oltre a installarlo. Davvero, Alex? Parla Alex col doppiaggio di merda, proprio. Alex, perché non fai vedere a Gordon come si usa la pistola gravitazionale? La gravity gun! Forza, Gordon. Andiamo a divertirci un po'. Il manipolatore di campo energetico non è un giocattolo, Alex. Usciamo di qui. Datemi... sti cazzi, datemi la gravity gun. Minchia. Allora, se conosco la gravity gun è perché prima di la dottoressa Mossman. Lei è una delle ragioni per cui passo tanto tempo in giro. Sempre che avrebbe dovuto esserci lei nella stanza degli esperimenti a Black Mesa quel giorno. Mi dispiace, non dovrei parlare alle sue spalle, ma qua giù sto diventando claustrofobica. Claustrofobica. Quello è il vecchio passaggio per Ravenon. Ma ormai non ci andiamo più. Per me c'entra io. La gravity gun. Coraggio. Sì, ma dove? Ah, giusto, qua dove sono entrato. Bravo, deficiente. Stiamo uscendo? Perché stiamo uscendo? Non dovevo andare a prendere la gravity gun per caso? Ah, è noto, perché me lo stesse chiedendo, ho giocato oggi in mod, quindi so come se la gravity gun. Eccoci qui, il cantiere di demolizione. Questa è la pistola gravitazionale di cui parlava mio padre. O un manipolatore di campi di energia tachionica, se preferisci. È progettato per maneggiare materiali pericolosi, ma di solito lo usiamo per sollevare cariche pesanti. Provaci.
Molla. L'interruttore principale emette una carica. Puoi colpire oggetti e farli volare via. Mi è stata utile per ripulire campi minati. Ah, con G come gravità. Va bene. Col grilletto secondario puoi afferrare le cose, con quello principale puoi lanciarle. Quando raccogli qualcosa, la puoi rilasciare premendo di nuovo il grilletto secondario. Sì. Sì, lo so. Lo so benissimo, cretina. Però ovviamente c'è sempre un limite per questa cosa. Puoi anche spostarli da una certa distanza. Afferra quei barili su quella sporgenza lassù. Bene. Vado, è come... È fighissima la gravity gun. Anche se mi piace più la portal gun che la gravity gun. Ok, Alex. Bene. Per poco mi facevi cadere, Maremma Miusk. Attenti al cane, ma io lo ammazzo. Fammi chiamare Dog, adora giocare. Dog, qui. Questo è Dog. Mio padre l'ha costruito per proteggermi da bambina. Il primo modello era piuttosto rudimentale. Da allora l'ho continuamente migliorato. Non è vero, bello? No. Ok, Dog, adesso giochiamo con Gordon. Dovrei usare la pistola. Avanti, Dog, lancia! Devo giocare a ping pong con questo bestiaccia. Wow. Un altro dog. Bella presa. Un altro dog. Madonna, fighissima. Il prossimo. Ah, quindi non è che posso rispedire indietro. Ma quella non è una palla. Tu sei pazzo. Ah, ok, hanno pensato a questo. No. Prendi la palla, bastardo. Me lancio un par di coglioni. Ok, abbiamo la gravity gun, però io vorrei utilizzarla in altra maniera, eh. Sei un coglione, Dog. Se te la lanciassi in faccia? Ok, Gordon, proviamo qualcos'altro. Ok. Qualcosa di più grande, Dog. Voglio vedere se riesco a fare canestro. Dog. Dog. Scanner. Dai, il combine sta battendo la zona. Dobbiamo tornare al laboratorio. Andiamo, Gordon. Oh, osh. Dai, volevo... Oh, merda, 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 merda. Corri, 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 corri.
Che succede là dentro? Dove sei, Alex? Siamo bloccati nella camera pressurizzata del cantiere. Gordon è ancora con te? Sì. Bene, voglio che voi due... Voglio che voi due... Non passate per Rav. Dannazione. Doga, apri la camera. Tiraci fuori di qui. Dannazione. Presto, ora. Fa la pezzi piuttosto, ma aprila. Sì, Dog. Dai, Gordon. Coraggio. Maremma mia, che casino. D'accordo. Ma non avevo detto di non passare per Rav. È tutto? Vabbè. A quanto pare. A quanto pare andiamo a ascoltare il caro paparino. Dai, vieni qui, cagnaccio. Vabbè, addio, cagnaccio. Non ho bisogno di te. Che bello. La gravity gun. Bene, salva. Tua sorella. Posso... Ah, che mentre ci fossero quei maledetti visci di vermi. Si sale. Perfetto. No! Ma questo è un coglione. Ovviamente. Ovvio. Come se avessi paura di te. Pum. Sali. Evitiamo di cascare come prima. Evitiamo di cascare come prima. Ma poi come cazzo fai, Gordon? Non salire. Non andiamo a Ravelholm. Quindi questo è Ravelholm. Che cazzo ci fa un cadavere mutilato? Salve. Mamma mia, quanto siete brutti. Che cazzo è successo qui? Cosa? Ehi, salve. Io volevo solo mangiare del kebab. Volevo solo mangiare del kebab. Ma che cazzo è successo qui? Oh. Wow. Ma te la vita a cazzo. No, 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 voi quei stronzi. Adesso tu mi devi. Adesso tu mi devi un po' di vita. Pezzo di merda. Ciao. È sempre bello giocare con gli esplosivi. Qualche volta. Vabbè, è un gioco finché qualcuno non ci rimette un dito. Chi è che l'ha detto? Chi è che lo dice?
Quanto sono stupidi questi zombie. Sono più stupidi di quella gente che si ascolta il trap dalla mattina alla sera. Vaffanculo, merda. Fatality. Fatality. Potete levare via. Sono morti? Bravo. Ammazzati. Che ti ha detto di tirarmi i barili in faccia? Bastardo. Eccoti un barile. Eccoti un badile. Fiammabile. Wow, wow, wow. Ma va giù. Grazie Ciccio. Grazie Ciccio. Chi è là? Un'altra vita da salvare? Più di questo non posso promettere. Va bene, chiunque tu sia. Quindi era un cazzo di prete. Probabilmente un prete pedofilo. E fu così che questo bastardo fece la fine di fece la fine degli ebrei nella camera a gas. Fatevi sotto. Ciao ciao. Dai, mi avete rovinato. Bastardi. Bastardi. Mi avete tolto la soddisfazione proprio di bruciarvi tutti vivi. Ciao ciao. Yeah. Zombie arrosto, chi gradisce? Io no. Perché probabilmente potrebbe avere pure il coronavirus. Ok. Vediamo un po', come si può uscire da una situazione del genere? Granata! No, non ha funzionato.
Forse c'è un modo per aggirare. No, non credo. Aspetta, 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 aspetta. Te mi dai i coglioni? Prendi un barile. Prendi un barile. Sì. Io con uno spezzatino. Quanto sono intelligente. Ok. Mi sento più intelligente quando sto a fare questa cosa. Pensare con astuzia, ma soprattutto violenza pura. Allora. Ora dobbiamo solo spegnere quel maledetto coso. Ma come facciamo? Allora, qua. Qua ci sono già sta. Marimma mius. Dannazione, non è morto. Oh. A pezzi di merda. A pezzi di senso di rompermi ancora una volta i coglioni. Vai giù. Ah, ecco. Ora va meglio. Volevo solo della pizza. Ma quello che diamine era? Non voglio sapere che cosa cazzo era. Che razza di tipologia di headcap sei. Pezzi di merda. Sta buono lì. Anzi, non voglio che ne escano altri, quindi oh, quasi va meglio. Ma ora che abbiamo aperto questo, possiamo salire. Possiamo finalmente salire senza un po' di problemi. Basta solo che non ci siano dei zombie di merda a rompere i coglioni. Era. Usa pure le mie trappole, ma stai attento a non caderci tu stesso. Dietro di te. Ari? A Ravenholm, fai bene a stare in guardia. Va bene, signor pelato con la barba. Allora. Aspetta, sai un'idea? Ah, beh. Aspetta, chiedere delle succubi a un specie di... matto schizzato, non credo che sia una delle migliori idee. Bye bye. Peccato che non posso darvi fuoco. Teniamoci per il momento a posto con questa. Va giù. Oh, ma te levi dal cazzo? Ah, bravo. Non venimi a rompere i coglioni tutte le volte, fratello. Va buono lì. Buono lì. Vabbè.
Oh, vogliamo solo da mangiare. Mainz? È sempre tutto vabbè. Ho messo non riesco neanche a tirare forse tirare. Non so che faccio una battuta. Volevo farci una battuta, però non ci riesco. Allora, dove dovrei andare? Ok, meno male che ok, fortuna che ho capito come fare. Oh, mi sento intelligente. Di Marim. Io sono padre Grigori. Hai già incontrato la mia congregazione. Ma certamente, signor prete da quattro soldi. Vabbè, io vado, signor prete. Io mi lavo dai coglioni. No, non voglio saperne niente del Vangelo. Se le dico. Aia, mi sono fatto male. Tu non hai colpe. Wow. Ma di queste bestiacce, se presuppongo. Suppongo queste bestiacce. Dovrei preoccuparmi. Conforto per il tuo dolore, figliolo. Conforto? Cosa mi ha lanciato? Mi ha lanciato qualcosa per caso? No? Collateral. Mio Dio. Mi fanno schifo solo a guardarli. Oh, vabbè. Questi bastoni sono più veloci di quanto mi aspettassi. Sai che c'è? Papaculo. No! Bravo Vincent. Ci sei cascato come un pollo. Ok. Ma sono tipo rimasto con uno di vita. Sono tipo rimasto con uno di vita, porca miseria. Te è buono lì. Munizioni esaurite, eh? Ok. Munizioni esaurite, eh? Va bene. Ora, dove devo andare? Dove potrei andare di preciso? Dai, ma non posso perdermi ogni 3x2. Che cazzo. Allora, dove? Forse un'idea ce l'avrai, però. Peccato solo che è stata un'idea di merda. E con uno di Spect. Vabbè. Che ci vuoi fa? Che ci vuoi fa, fratello? Ora. Se la smettessi di cascare per tipo 2 secondi. Ah. Che te costa salire una scala, Freeman? Okay. Va bene. Credi pure in Gordon Freeman, caro mio. Visto che sono quello che salverà il culo. Fortuna che mi sono. Fortunatamente mi sono risparmiato queste. Ciao. Buone lì. Oh. Ti ho detto che devi da morire. Dannazione.
Ok, nessun sopravvissuto. Bene, meglio così. Perfetto, prendi questo. Questa non è una bella cosa. Salve. Salve. Oh cazzo. Ecco, questi sono proprio i zombie cui non vorrei proprio avere a che fare. Questi sono dei veri scassapalle. Dei veri e propri scassapalle. Te no, te invece te posso gestire con una smitragliata in faccia o meglio ancora una fucilata. Salve. Ah, volevo solo un kebab. Dammi il kebab. No, sto cazzo. Va via. Oh. Ok, non so come commentare sta scena, perché infatti... Non lo so, sto gioco si commenta da solo. Fantastico. Ancora mi domando come mai certa gente... Vabbè che è vecchio, va bene, però per le nuove generazioni non credo che sia vecchio. Però purtroppo le nuove generazioni sono nient'altro che dei bimbi minchia imbecilli che ascoltano il trap. Ehi, era. Sì. Hai scatenato un inferno. Un uomo come piace a me. Ecco, ho un'arma più adatta per te. Ne avrai bisogno. Prendi. Bene. Grazie. Il mio consiglio è mira alla testa. Silenzio. Arrivano. Non c'è pace a Ravenholm. Vai avanti, ci vediamo alla chiesa. Va bene. Signor prete del cazzo. Delle luci sia con te. Vabbè, non posso dirti altro. Io sono uno che vota per l'elite, non certo per un cazzo di coglione con la barba bianca che si mette a fare coglionate. Ormai la fede è obsoleta. Ormai la fede è obsoleta. Maremma miusca. Wow, 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 wow. Scocciatori, scocciatori, scocciatori. Oh! È un po' avete rotto il cazzo. Va giù. Merda. Avete rotto i coglioni. Dai, Freeman. Dai. Vediamo perlomeno di riuscire a fare tutto il possibile. In questa gabbia di matti. No, pure i zombie, pure questi no. Via. Via! Munizioni esaurite, vaffanculo. Gordon? Dannazione, Gordon. Adesso sto posto mi fa venire i brividi. Sto posto mi fa venire i brividi. Madò, voglio bene a questi zombie come voglio bene a quel cane del cazzo. Ma questo è un coglione. Maledetti stronzi. Allora, che poi tra l'altro, peccato domani dovrebbe perlomeno arrivarmi l'RTX.
A meno che non mi chiamano adesso nel mezzo della live e mi dicono: oh, ehi, salve, io sono il corriere, dovremmo consegnarle una cosa molto, 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 molto importante. Anche perché poi, tra l'altro... No, 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 no. Sta lontano da me. Hai rotto il cazzo. Sembra un asino. Che poi calcolando che non so perché mi aveva tipo ricordato quei nemici che si lamentavano come degli asini. Devo stare calmo. Devo stare calmo. Devo stare calmo. Devo stare calmo. Ho solo un inutile ammasso di peli che piace molto abbaiare per farmi saltare i nervi. È solo un inutile fottuto cancro di merda. È solo un cancro con le zampe. È solo un fottuto cancro con le zampe. C'è proprio avete presente il coronavirus? Non so se... Vabbè, persino gli stupidi conoscono il coronavirus. Avete presente quello? Ogni volta che lo sento abbaiare, proprio mi fa venire il cancro al cervello. Proprio mi fa andare su tutte le furie, proprio mi fa andare su tutte le furie proprio. Voi siete dei rompicoglioni, eh. Su serio? Non ti basta neanche quello per ucciderti? Mori. Ma che crede fa? Rilevate alterazioni dei nervi al cervello per colpa di un cane di merda. Potresti gentilmente levarti dal cazzo? Curami. Me lo picchio. Senti, muori, ok? Muori, già che quel... Spero che quello che stai facendo in questo momento è tipo rantolare per il dolore proprio nel momento in cui stai... Spero che questo sia il momento in cui stai per morire, Dio! Oh! Sto cane! Sta dando il sangue al cervello. E che cazzo. Madonna, veramente una tortura. Ma che è una tortura proprio? Altro che camera gas. Usate i cani che abbaiano proprio per farli morire di sclerosi, cazzo. Hai rotto i coglioni. Simonardo 08, grazie per il follow. Spero che apprezzerai quello che porto. E dai, ma non mi... Su serio?
Su serio, non riesco più neanche a... Non c'ho più un cazzo. Non c'ho più un cazzo. Dai, non c'ho più neanche una maledettissima arma. Cioè, sono senza colpi. No. Ecco, devo tornare per forza indietro. Do quel cane. Io gli faccio l'eutanasia a quel cane del cazzo. Faccio proprio l'eutanasia. Mi sono rotto i coglioni. Mi sono proprio rotto i coglioni. Ogni momento della giornata. Oh no, ma guarda, la sua razza è praticamente quella che meno abbai fra tutte. Fidati. Fottuto grassone, pezzo di merda. A parte che questi qua hanno leggermente... Sentite, maledetti morti viventi da quattro soldi. O voi ne andate e mi lasciate stare, oppure sarò costretto a tagliuzzarvi uno per uno. Oh, mori. Detto. Oh, e mori. Sì, individuate la lacerazione di minore de sto cazzo. Dai. Avete un pochettino rotto qui, eh. Ecco, non gli posso sparare niente adesso. E mo cosa uso? Non si sa. Non posso neanche correre, ma... Shadia! Sacci loro. E che cazzo? Cioè non mi potete rompere i coglioni in questo modo. I cani. Shadia! Shadia! Sono sicuro che siete stati voi a mandarmi quel cane di merda. Meno male che sei arrivato. Avevo appena finito i colpi. E dai, Freeman. Bravo. Maremma miusca. Oh, ma adesso avete rotto i coglioni, eh. Ma che vi partoriscono tipo i conigli, sti cazzo di cose. Oh, mori. Tacci loro. Sta buono lì. Minchia. Dai. Sì. Brucia. Brucia. Pezzo di merda. Ma avete fatto sprecare tutti i cazzo di colpi esistenti. Fortuna che 3, 2 o 3, 4 colpi di crowbar ti bastano e avanzano proprio. Ti bastano e avanzano. Aspetta un secondo. Ecco qua. Oh, Madonna. Il fatto di non avere sempre le munizioni a portata di mano è sempre un bel dito nel culo. Il fatto di non avere colpi a disposizione è proprio un bel dito nel culo.
Ma vaffanculo, cagnaccio rognoso. Ma vedrò. Ma. Sto cane proprio mi sta facendo proprio saltare. Sta salendo proprio le. Proprio la sifilide. Non so neanche che cazzo è sta sifilide. Non sono laureato mica in medicina. Non sono mica laureato in medicina. Ma ve le vate dai coglioni. E basta. Oh, una granata. Mi bastano due per ucciderti. Crepa. Ecco, ho finito tutto. Ho finito fottutamente tutto. Attenzione, gonfiore ai neuroni imminente proprio, gonfiore ai neuroni imminente. Aspettate un secondo che mi è arrivato pure un messaggio. Ok, sono proprio rilassatissimo, guarda. Sono rilassatissimo, guarda. Sono super rilassato. No, eccoti qua. No, ecco te. Manderò il carro a prenderti, fratello. Ci vorrà solo un momento. Speciate. Pazienza, fratello. Non vorrei che arrivassero queste bestiacce. Stai attento. Sì, stai attento. Sono cosa che adesso arrivano delle bestiacce. Se non fosse che in questo momento ci sono delle bestiacce. Ma levate dai coglioni. Ah! Sono un coglione. Grazie. Ringraziando Lily dove li stava d'aggio rapido. Ma vorrei tanto che quel cane gli si fermasse il cuore. Cioè proprio desidero che il cane gli si fermasse il cuore. Peccato solo che non. Che i miei desideri non si possono realizzare così con un puff. Porca troia. Oh. Ah, vieni. Bravo. Vai giù. Buono. Meno male che a voi basta un doppio colpo. E basta. Ti si fermasse il cuore. Te sei fermasse il cuore. È arrivato un altro messaggio. Che adesso devo rispondere. Che bello.
E spero che quel cane di merda tra poco lo ammazzerò. Ci siamo quasi. E quando avrò finito con lui, il padrone io sgozzerò. Ora fratello, salta sul carro. Il freno a mano, fratello, rilascialo e scendi giù. L'ho fatto. Tranquillo, l'ho fatto. L'ho fatto. Tranquillo, tizio. Salve, fratella. E così ci incontriamo finalmente. Lode a te per aver evitato le mie trappole. Il lavoro di un uomo che una volta aveva troppo tempo a disposizione e ora ha solo il tempo di lavorare per la salvezza. Ok. Penso che tu non abbia molta voglia di rimanere a Ravenholm, perciò ti mostro la via per le miniere. Quanto a me, un pastore deve prendersi cura del suo gregge, specialmente quando diventa indisciplinato. Potrei avere quel fucile così glielo posso dare in bocca al cane? Fratello, e premere il grilletto? Vabbè. Ma sapete che c'è? Vedremo un po' dove ci porterà padre Grigori in la prossima live. Quindi ragazzi, tutti, termino qui questa live. Ci vediamo giovedì per una live random. E vediamo un pochettino che cosa potremo fare giovedì. Quindi, termino qui questa live. Ci risentiremo giovedì. Se vi è piaciuta questa live, in quel caso cliccate il cuore in alto a destra e tenete il campanello acceso per rimanere sempre aggiornati nelle prossime live. Seguitemi su Instagram per aggiornamenti, post e quant'altro. E se volete comprare dei giochi, ci sta il link di affiliazione di Instant Gaming che trovate sempre qua sotto. E se volete far visita a me, Mr7X e altra gente della Chaos Community, potete semplicemente trovare l'IP del TeamSpeak qua sotto. Detto questo, un bacio, un abbraccio. Spero che questa live vi sia piaciuta. Ringrazio tutti quelli che sono appena arrivati, tutti quelli che ci sono. Tutti quelli che sono andati in fretta e noi ci rivedremo in una prossima live. Mi dispiace solo per aver sentito quel ma purtroppo vivere con due cani di merda per colpa di un lurido pezzo di merda che non c'ha niente in quel cervello, non c'ha un cazzo in testa, solo merda. Quindi noi ci vediamo dopo. Ciao a tutti, arrivederci. Yeah! Devo trovare un modo per avvelenargli le crocchette a quel cane.